È il 12 settembre e in questo giorno, nel 1919, Gabriele D'Annunzio giunse a Fiume per scrivere una delle pagine più incredibili, alte e poetiche della storia d'Italia. E la Fiume dell'impresa fu anche il palcoscenico in cui si realizzò la riconciliazione tra due dei più grandi italiani di tutti i tempi, Gabriele D'Annunzio, il Vate, e Filippo Tommaso Marinetti, il fondatore del futurismo. I due non erano in ottimi rapporti. Marinetti aveva definito D'Annunzio un noioso passatista anacronistico. I due si erano scambiati epiteti non certo amichevoli. Sempre Marinetti gli aveva dato del cretino con lampi di imbecillità, ricevendone in cambio la geniale risposta da parte di D'Annunzio, secondo il quale Marinetti era invece un cretino fosforescente. Eppure, il 12 settembre 1919 Marinetti apre i giornali e subito scrive ai suoi sodali: "Non posso contenere l'emozione. D'Annunzio è a Fiume." Si mette subito in marcia. Con lui sono Rosai, Nannetti e Chiti, un drappello di futuristi che giungerà in città pochi giorni dopo. Come sempre accade, le azioni, particolarmente se ardite come quelle, scuotono le coscienze e creano le condizioni per mettere una pietra sopra anche a incomprensioni del passato. D'altronde, D'Annunzio incarnava col suo coraggio, col suo ottimismo, col suo amore per la vita, l'ideale, dell'eroe futurista, il D'Annunzio del volo su Vienna, della beffa di Bucari. Non poteva essere estraneo ai sentimenti futuristi. E infatti lì D'Annunzio e Marinetti si abbracciarono, nota Giordano Bruno Guerri. In quei giorni nacquero i germogli elettrici della nuova nazione, l'Italia. Ebbene, fu una impresa degna del Rinascimento italiano. Cosa fu il Rinascimento? Il Rinascimento fu uno straordinario potenziamento delle qualità umane e un'incredibile capacità di tramutarle in azione, di metterle in pratica. Ebbene, cosa resta oggi di quella straordinaria capacità immaginativa? Brandelli sparsi al vento in balia di piccolezze, meschinità, miserie, debolezze e insicurezza. A questo ci ribelliamo. Voglia il futuro darci la forza di immaginare azioni all'altezza dei nostri predecessori.